aveva causato un incidente stradale il 27 ottobre in Viale Zerbi e si era dato alla fuga, rintracciato e denunciato dalla polizia locale. Nella serata del 27 di ottobre, sul Viale Zerbi, un veicolo aveva impattato violentemente contro l'aiuola spartitraffico, abbattendo segnaletica stradale e pali della pubblica illuminazione. A seguito di una certosina e minuziosa attività d'indagine, si è accertato che quello che poteva sembrare l'ennesimo incidente autonomo, in realtà era stato causato da un'autovettura che si era data precipitosa fuga. Protagonista della folle corsa è un 27enne reggino che, dopo aver causato il sinistro durante una spericolata manovra di sorpasso, anziché fermarsi a prestare soccorso, si dileguava in direzione sud. Nonostante l'ora tarda, grazie ad una puntigliosa analisi delle videocamere del sistema di videosorveglianza comunale, veniva tracciata la timeline del fuggitivo che, dopo aver percorso tutto il lungomare ed aver parcheggiato l'auto in zona Tempietto per controllare i danni, raggiungeva poi a piedi il luogo del sinistro camuffato, tra il campanello dei curiosi che si erano radunati sul luogo del sinistro. Il conducente del veicolo investito fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. Il 27enne, dopo essere stato identificato, è stato accompagnato al comando dei viale Aldo Moro per essere interrogato e, dall'esito delle attività istruttorie, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. È stato denunciato per fuga e omissione di soccorso con conseguente ritiro della patente di guida. Il procedimento si trova ancora in fase di indagine e la responsabilità ipotizzata dalla polizia giudiziaria dovranno essere vagliate e validate dall'autorità giudiziaria.